Radio Radicale, siamo con Massimo Bitonci, deputato della Lega, membro della Commissione Bilancio ed ex membro della Finanze, per parlare, è stato sottosegretario all'economia, per parlare con lui della legge di bilancio. Allora, ci sono state tante polemiche su come è arrivata qui la legge di bilancio, le volevo chiedere un parere su il fatto che la Commissione Finanze non abbia espresso la sua valutazione sulla legge di bilancio, che è un precedente importante e negativo. Allora, come ha trovato questa decisione? Ma sinceramente non l'ho valutata molto positivamente, a dire la verità, perché comunque sappiamo che è un momento storico particolare, che la legge di bilancio ha avuto dei tempi molto lunghi, soprattutto perché il governo è arrivato un po' lungo con gli emendamenti governativi, ma anche il lavoro al Senato. È da considerare però che questa legge di bilancio arriva dopo tutta una serie di provvedimenti economici come i ristori e i sostegni che hanno dato risorse molto importanti alle imprese e alle famiglie e che comunque bisognava finanziare un ulteriore taglio, per esempio, delle tasse, gli ammortizzatori sociali e una serie di misure estremamente importanti. Ci sono state delle lungaggini, ma che poi si sa che questi provvedimenti oramai arrivano in una parte o nell'altra parte del Parlamento. Quindi il tema fondamentale, forse anche politico e regolamentare, è quello legato al fatto che ormai i decreti, soprattutto quelli importanti, passano per un ramo del Parlamento e poi vanno in fiducia direttamente nell'altro ramo del Parlamento. Quindi il tema è questo monocameralismo a cui si è arrivati un po' nel tempo. Però è anche vero che nel momento in cui nella legge di bilancio c'è un inizio di riforma fiscale, con un importante taglio delle tasse di 8 miliardi, in cui c'è anche all'interno una misura come quella del taglio dell'IRAP, che è una misura profondamente leghista, perché noi la chiediamo da anni, e si parte dalle piccole partite IVA. E dopo è stato visto, grazie anche alle elaborazioni fatte dall'Ufficio parlamentare di bilancio, ma anche insomma da molti economisti e esperti anche fiscali, anche noi stessi, che comunque la riforma delle aliquote dell'IRPEF, integrate con le detrazioni e deduzioni maggiori per i lavoratori, fino a 35 mila euro e quindi anche con una cancellazione parziale del bonus Renzi, ha degli effetti positivi su tutti i lavoratori dipendenti, pensionati e anche sui lavoratori autonomi. Questo voto in dissenso mi è sembrato un po' fuori dall'ordinario. Nel senso che comunque si sa che la Commissione Finanze sta lavorando su un disegno di legge delega. Però qui c'è un inizio, no? Cioè non è ovviamente una grande riforma, è una piccola iniziale riforma che da là invece ha una possibile riforma futura. Il disegno di legge delega è altra cosa, e lo dico da fiscalista ed esperto anche di fisco. Cioè, il disegno di legge delega è una cornice che va poi riempita di contenuti. Questo è una parte piccola di un contenuto, perché penso che la parte più importante invece del disegno di legge delega sulla riforma del fisco debba trattare non solo del taglio delle tasse, ma delle semplificazioni dei testi unici. Bisogna cancellare 850 circa norme fiscali, ma cancellarle per arrivare a un testo unico. Bisogna semplificare gli adempimenti di carattere amministrativo e fiscale. Le aziende chiedono questo. Chiedono sì riduzione delle tasse, ovviamente, che sono ancora alte per le imprese che pagano le tasse, perché ovviamente c'è una buona parte anche che non paga le tasse, e per i lavoratori dipendenti, e anche per i pensionati. Ma diciamo che l'effetto principale potrebbe essere ottenuto attraverso una grandissima semplificazione, un po' quello che si è fatto a quel regime forfettario, cioè il regime forfettario, al di là del pagamento del 15% sul volume d'affari, quindi non sul reddito, che può sembrare una grande agevolazione, ma in effetti lo è parzialmente, ha avuto un grande successo, 1.900.000 adesioni. Perché? Perché è molto semplice.
cioè si emette la fattura, non si tiene la contabilità, si paga sul volume d'affari, solo con la dichiarazione dei redditi. Quindi c'è bisogno di semplificare un sistema che è diventato tra i più complicati e difficili al mondo. Senta, lei teme che tutti questi vantaggi che state ottenendo siano vanificati sia dall'aumento delle bollette che dall'inflazione che ne conseguirà? Diciamo, l'IRAP verrà compensato negativamente dall'aumento dei costi dell'energia e la corsa ai bonus, anche quelli per la casa, determineranno anche l'aumento delle materie prime, dei prezzi. Io direi che questo è l'elemento assolutamente fondamentale ed è per questo che il nostro leader Matteo Salvini ha chiesto questo tavolo urgente del governo, perché è vero che in legge di bilancio ci sono 3 miliardi e 8, quindi una quota direi estremamente rilevante per il caro bollette, togliendo l'IVA sul di sistema, insomma ci sono parecchie misure direi importanti per le famiglie e le imprese in difficoltà, ma questo non basta, perché gli aumenti arrivano, stanno arrivando le bollette, insomma arrivano e arriveranno il prossimo anno, aumenti che raggiungeranno anche il 50-60%, quindi pensiamo che questo anche lieve vantaggio fiscale che viene dato può essere tranquillamente assorbito non solo dal caro bollette ma anche dall'effetto inflazionistico, perché ovviamente la pandemia e tutta una serie di misure anche di incentivo e sviluppo della liquidità portano un effetto distorsivo, certo, che è quello dell'inflazione. Senta, in questa legge di bilancio io ho visto parecchie norme ordinamentali, addirittura per il trasporto delle cose, per esempio, faccio un esempio, si modificano le norme del codice civile. Allora, in altri tempi ci sarebbe stato qualche problema. Come considera, diciamo, questa ondata di tolleranza che in passato non ci sarebbe stata? Abbiamo avuto anni fa, io ero presente, la riforma della legge di bilancio che era l'assalto ogni anno alla diligenza e ha cambiato vari nomi, insomma, nella storia, dalla finanziaria alla legge di bilancio per tornare poi alla legge di bilancio, in cui diventava un provvedimento omnibus dove c'era dentro di tutto. L'abbiamo voluta più rigida per dopo tornare ultimamente, insomma, a questa cattiva pratica, ecco, quindi si auspica che sia l'ultima volta. Io penso che comunque quelle risorse, quei 150 milioni che sono stati destinati un po' a pioggia, già, per carità, ci sono detto anche delle cose importanti, perché se io penso ai fondi destinati per l'autismo, quello è una risorsa utile, certo, estremamente importante. Cioè, l'autismo è una di quelle forme di patologie che non, cioè, che sfuggono poi alla. Ci sono tantissimi bambini e persone anche adulte che non hanno nessun tipo di sostegno, quindi assolutamente importanti. Ma allora mettiamo le risorse là, non mettiamolo su piccole cose per andare a contentare magari. Ci sono parecchie micro norme. Sì, micronorme, il deputato di zona, ecco. Quindi si poteva prendere quell'intera somma e magari metterla interamente per il sociale e penso che saremmo stati tutti estremamente contenti. Bene, la ringrazio come sempre, grazie a Massimo Bitonci della Lega, col quale abbiamo parlato della legge di bilancio all'esame della commissione competente a Montecitorio. Grazie. Grazie. Grazie.